Bene, allora oggi possiamo iniziare finalmente l'ultimo capitolo del corso, quello che ha, il sesto e ultimo capitolo del corso, è quello che ha come oggetto un tipo particolare di sistemi informativi che sono quelli a livello manageriale, a livello di management, a livello direzionale. E in particolare sono sistemi che, come avremo modo di vedere tra un attimo, si basano molto sul concetto di controllo e misurazione di ciò che il resto dei sistemi informativi, o più in generale il resto dei processi aziendali, anche non legati al sistema informativo, sta conducendo. E quindi ci dovremmo permettere una, diciamo così, lunga digressione nel mondo della misurazione e della definizione degli indicatori che siano in grado di da un lato essere misurabili all'interno di un processo informatizzato e dall'altro essere significativi dal punto di vista manageriale e gestionale. Allora, parto questo, partiamo per questo percorso da una parte del capitolo 1, delle prime slide che abbiamo visto sull'introduzione ai sistemi informativi che avevamo tralasciato finora, perché ci servono, ci aiutano a dare un pochino più di contesto adesso, ok? Quindi riprendiamo quel tema brevemente adesso e per poi diciamo, passare ai contenuti nuovi, diciamo quelli che sono di oggi. Allora, in questa figura vengono un pochino riassunti a colpo d'occhio quelli che potrebbero essere diversi livelli a cui si possono progettare o a cui possono servire, a cui possono applicarsi i vari sistemi informativi. Noi abbiamo spesso fatto esempi di sistemi informativi, di funzionalità, nei nostri esempi, nei nostri esercizi, che erano praticamente tutti a livello operativo. Cioè sistemi informativi in grado di gestire l'operatività, il quotidiano, le azioni, le operazioni fatte dagli utenti, che è il livello, diciamo così, organizzativo, dal punto di vista organizzativo, il più basso. Quello in realtà in cui avviene la produzione vera e propria. Ma, come voi sapete, anzi, è la ragione stessa della vostra esistenza, esistono anche i livelli superiori, che sono i livelli organizzativi, che sono in grado di gestire, e quindi esplorare conoscenza, pianificare, controllare, pianificare a livello strategico, eccetera, l'andamento dell'azienda. Allora, ovviamente le caratteristiche dei sistemi informativi che devono servire a livello operativo saranno diverse rispetto ai sistemi informativi che devono servire a chi lavora a livello organizzativo, manageriale o a livello organizzativo strategico. C'erano funzionalità diverse. Questa piramide, questo triangolo, lo chiameremo piramide tra un attimo, da un lato vedete che riassume quelli che potrebbero essere dei livelli organizzativi aziendali, e quindi come sistema informativo saranno sistemi informativi che servono a quel livello e servono a una certa tipologia di personale all'interno dell'azienda, una certa tipologia di risorse umane all'interno dell'azienda. Ci sono questi vari livelli. E perché è disegnata come triangolo? Ma per una questione di numerosità, principalmente, non certo l'importanza. Numerosità nel senso che i livelli più bassi tendenzialmente ci sono più persone, ma ci sono anche più dati, più movimenti, più operazioni. Cioè, se a livello strategico io il piano strategico lo faccio una volta all'anno o una volta ogni 3 anni e definisco delle strategie generali, che poi a livello del management dovrò verificare ad esempio con una cadenza trimestrale, e a livello dell'operativo le azioni ne faccio magari 1000 al giorno, no? Di transazioni, di ordini, di consegne, di lavorazioni. Per cui via via che salgo, via via la quantità di dati che viene gestita a quel livello e la frequenza temporale con cui questi dati vengono aggiornati, vengono gestiti, diminuisce, si sfoltisce, no? Si va verso, sempre più verso l'alto, si va verso sempre più verso una sintesi. Cioè a livello organizzativo del management non interessa sapere oggi se hai fatto 318 prodotti di tipo 1 e 319 di tipo 2, quindi uno in due in più rispetto a ieri, perché ne hai fatto uno in più rispetto a ieri, esattamente dove li hai spediti,
No, interessa un'idea di un certo volume di produzione che si mantenga, che non abbia dei cali imprevisti, che non ci siano dei difetti di produzione, non ci siano, e quindi che si riescano a mantenere quelli che sono magari gli obiettivi mensili e trimestrali che ci si è dati. Poi, ovvio che se c'è un problema, entri nel dettaglio e vai a vedere perché. Ma di primo acchito il dato che ti serve è un dato aggregato. Ok, questa settimana cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto di meno, e già certo, c'è la festa. Allora lo motivi, capisci che c'è e vai avanti. Quindi il modo di guardare alle informazioni è diverso, ai vari livelli. E ovviamente questo ha impatto anche dal nostro punto di vista, che è quello dei sistemi informativi. Beh, qui ci sono alcuni esempi che però vi salto perché volevo poi passare, cioè, più rapidamente, no, all'argomento che ci interessa, che è quello dei KPI. Quindi il sistema informativo in qualche modo avrà una sua complessità, una sua importanza, che dipende da queste misure, diciamo, questo modello teorico che non andiamo a approfondire, ma solo per ricordarci, gestisce il sistema informativo, gestisce informazioni. E quindi queste informazioni possono essere più o meno dense, più o meno ricche, più o meno dettagliate, più o meno voluminose. Questa qui è chiamata intensità di informazione. Allora, il sistema informativo sarà tanto più importante, tanto più critico, tanto più anche difficile forse, o anche più strategico, in senso positivo, quanto più è denso di informazione il prodotto e quanto più è denso di informazione il processo. In un prodotto che sia, che ne so, pensiamo a filiere come quella che potrebbero essere agricola, o quella che potrebbero essere alcuni settori del manifatturiero, alcuni settori dell'alimentare, dove c'è un forte impatto all'interno, i processi sono relativamente definiti e i prodotti sono prodotti a scarsa quantità di informazioni, no? Tutto sommato. C'è tanta manodopera, organizzazione, logistica all'interno di quei sistemi, di quelle filiere sicuramente, ma non ci sono tanti dati, tante informazioni da gestire, almeno fino ad ora in cui si comincia a pensare di sensorizzare qualunque cosa, no? Rispetto magari a facciamo l'estremo opposto, ad esempio, delle filiere economico-finanziarie, dove i prodotti sono complicatissimi e si tratta solo di informazioni, di fatto. Di oggetti reali non se ne vedono, non se ne toccano. Allora, passando da una filiera di un certo tipo a una filiera di un tipo diverso, l'importanza del sistema informativo si vede sempre di più. Adesso non voglio, diciamo così, parlare né bene né male di qualunque settore, perché in qualunque settore la pagnotta è sempre da rispettare, no? Però un'azienda agricola che non abbia un sistema informativo probabilmente non sarà al top dell'efficienza, non mancherà alcuna ottimizzazione, eccetera, però produce benissimo. No? Una banca, un'assicurazione che lavora nella finanza e non abbia un sistema informativo non può esistere, punto. No? Diventa sempre più critico, sempre più importante. Quindi questo, man mano che saliamo in questo triangolo, no? In questa anche all'interno dei livelli organizzativi, è chiaro che quando sali su livelli più alti lavori su attività anche che sono più dense di informazione e più dense di complessità, e quindi l'importanza del sistema informativo tende a crescere, cioè, anche se è meno tangibile, no? Noi capiamo se sono che ne so, in un supermercato la cassa non funziona o non si collega al database dei prodotti con i prezzi, vedo che l'operatività è ferma. Quindi tocco subito, in certo senso, l'importanza del sistema informativo a livello operativo. Beh, però anche a livelli superiori questa importanza non è poi così visibile, perché se per un giorno non vedo la dashboard di reparto, pazienza, non capita niente, non si ferma niente, ma in realtà poi i processi decisionali che ci sono sopra dipendono ancora più fortemente dal fatto che il sistema informativo non tanto funzioni, beh, speriamo che funzioni, che non sia rotto tutti i giorni,
ma che veicoli le informazioni giuste, nel modo giusto alle persone giuste, perché poi è quello che permette attraverso queste informazioni di prendere le decisioni. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi, un pochino più strutturati di quelli che ho fatto prima, con i due estremi, di diversi settori industriali, diverse filiere industriali, dividendole in funzione dell'intensità di informazione all'interno dei processi e all'interno dell'intensità di informazione all'interno dei prodotti. Molti di voi dicevate l'altro giorno che fanno l'indirizzo di innovazione e alla fine i settori di applicazione tendono a essere qua in alto a destra, no? Delle nuove innovazioni. Ecco, è a livello, quindi direttamente sopra quello operativo, cioè a livello del management. Come cambia la visione del processo? A livello del management non sono dentro il processo, sono in qualche modo sopra, intorno al processo produttivo in senso stretto. Quindi, mentre il processo produttivo in qualche modo riceve, elabora, diciamo così, da input a output, noi torniamo, diciamo, a quello che dicevamo la prima settimana, no? Che il sistema informativo riceve degli ingressi e produce delle uscite, punto, lo fa, esegue, immaginiamoci i nostri activity diagram con i token che scendono come in un flipper dall'inizio alla fine e ogni volta che il token va avanti qualche cosa succede nel sistema informativo, ma qualche cosa succede anche nel mondo reale perché ci sono, diciamo così, gli operatori o i dipendenti o i clienti che hanno fatto delle cose. E il processo va avanti. A livello di management io devo però chiedermi come sta andando avanti. Sta andando avanti in modo efficiente, in modo economico, in modo rapido? Ci sono ovviamente degli errori, dei malfunzionamenti, delle rilavorazioni, degli annullamenti? Va bene, è giusto, è inevitabile che ci siano, ma la quantità di questi, la frequenza di questi problemi nella gestione del processo è accettabile oppure è sintomo di qualche cosa che non va bene? Il numero di persone che ci lavorano è sufficiente, insufficiente, eccessivo? Quindi in qualche modo, dato un processo, un insieme di processi che vengono eseguiti, diciamo, dall'azienda, dall'organizzazione con il supporto del sistema informativo, a livello di manager mi chiedo, questi processi hanno delle problematiche? Raggiungono gli obiettivi che sono stati dati? E se no, quali possono essere delle azioni correttive? Quindi è il tipico ragionamento che faccio in un ciclo di feedback, in cui vado a osservare i risultati del processo, li confronto con i risultati attesi e sulla base dell'esito di questo confronto definisco quelle che possono essere le azioni di controllo, le azioni di correzione, le azioni correttive, che vanno a modificare il modo in cui il processo si svolge. Questo perlomeno se adottiamo un modello di management razionale e non isterico, del tipo oggi mi va bene fare cose così. No, invece qua abbiamo degli obiettivi, lasciamo lavorare il processo, ma mentre il processo lavora osserviamo i suoi output, cioè ne osserviamo alcune caratteristiche, le misuriamo, le confrontiamo con i nostri obiettivi, identifichiamo se ci sono delle discrepanze. Analizziamo le cause di queste discrepanze e poi a questo punto andiamo a modificare il funzionamento del processo per cercare di colmare, no, queste differenze che abbiamo misurato. E questo lo possiamo vedere, questo ciclo di controllo e correzione lo possiamo declinare in molti modi diversi, no? Ad esempio, una molto semplice potrebbero essere, no, delle tabelle di confronto. Ad esempio dal punto di vista finanziario, cioè alla fine chi fa bilancio, chi fa controllo e gestione, fa questo. Lo fa sugli asset economico-finanziari principalmente, no? Lo fa sulle cifre di un bilancio, per controllare che le cose stiano andando avanti secondo le previsioni, con le previsioni, capire quali sono le differenze, eccetera. Lì c'è tutta una disciplina, che per fortuna ignoro totalmente, sulla gestione della parte economica del bilancio essenzialmente dell'azienda. Va bene, ma quei numeri lì che sono scritti nelle caselline da dove arrivano? Arrivano
dall'osservazione del livello operativo. Quindi immaginiamo, se io sto facendo controllo e gestione, ogni mese vado a vedere quanto ho fatturato, quanto sto pagando con stipendi, quanto sono aumentate e diminuite le varie operazioni, lo vado a vedere una volta al mese e ho dei dati, cioè quelli riassuntivi, di ciò che è successo durante quel mese, ma anche magari tipicamente durante tutto l'anno precedente. Quindi mentre il sistema aziendale va avanti, raccoglie dei dati, lascia traccia, dicevamo sempre nel database, delle informazioni di ciò che è successo. Queste informazioni in qualche modo le devo mettere insieme, ad esempio in un quadro sintetico, da cui posso capire se va tutto bene o se sono necessarie delle azioni correttive. Quindi in qualche modo a livello operativo, il livello operativo lavora in continuo. No, se sono 8 ore, sono 8 ore, se lavoro su 3 turni sono 24 ore, se una cosa solo, è sempre online sarà 24 ore, 7 giorni a settimana, ma in qualunque momento vanno avanti i processi del livello operativo. Però ogni processo tipicamente serve una sola informazione, un solo utente, un solo prodotto. Vado sul sito, ordino un prodotto, vado sul sito e attivo un tirocinio, lo posso fare qualunque giorno, qualunque ora, ma ne faccio uno. Poi magari come me ce ne sono 100, ce ne sono 1000 che in continuo aprono, però ciascuno un solo tirocinio, per rimanere sul nostro esempio. Il livello di management invece ragiona in modo completamente diverso, non lavora in continuo, ma lavora in modo cadenzato, una volta a settimana, una volta al mese, una volta al trimestre, secondo dei diciamo delle pianificazioni che si dà, e nel momento in cui però osserva i dati non serve un dato solo. A livello di management non interessa se a pinco pallino il tirocinio è stato approvato o rifiutato. Interessa nell'ultimo trimestre qual è la percentuale di tirocini rifiutati e confrontarla con quella del trimestre precedente o del trimestre corrispondente nell'anno precedente per vedere se diciamo che il tasso di accettazione del rifiuto dei tirocini sta aumentando o diminuendo. E quindi valutare se preoccuparsi o no, se cercare di capire perché qualcosa sta andando male oppure no. E quindi non è un'attività continua, è un'attività periodica, ma nel momento in cui viene fatta ha bisogno di accedere a tutto lo storico dei dati, non solo i dati di oggi o di quel utente che ha fatto quell'operazione. Quindi sono approcci completamente opposti in certo senso, e lavorano sugli stessi dati, ma la visione del tempo e la visione del dato è completamente diversa. Per questo si separano abbastanza questi due livelli. Il livello ancora superiore, che sarebbe il livello strategico, che è il livello superiore rispetto a quello di management, estremizza ancora di più questo tipo di controllo periodico, si dilata ancora di più nel tempo, e però cerca di riassumere ancora di più quelle che sono le caratteristiche. Mentre se a livello di management, facciamo l'esempio del tirocinio, no? Sto cercando di capire se il numero di tirocini accettati sta diminuendo, e allora lì vado a capire ma qual è il problema, ne ho proposti troppo pochi, devo lavorare sull'azienda, cercare di invitarli di più, cercare di fare delle proposte fatte meglio. Oppure gli studenti, sono gli studenti che non le richiedono perché magari, non so, è troppo impegnativo, oppure non trovo un'azienda che mi soddisfi, ma mi vado a chiedere, no, le cause di alcuni indicatori che io posso vedere sul mio processo, ma di fatto il processo è quello. L'ho definito, devo gestirlo bene, devo fare in modo che funzioni bene. A livello strategico, vado a chiedermi magari dei dati ancora più ampi. E mi chiedo, ma avrebbe senso aprire il tirocinio anche, che ne so, per chi fa il dottorato? O avrebbe senso chiuderlo per chi fa la magistrale e farlo solo fare a quelli della triennale? No. E questo a livello strategico mi do degli obiettivi molto più ampi che poi dopo si declineranno poi in operazioni, in processi diversi. Quindi non mi chiedo più solamente i processi che ho vanno bene, li sto limando, li sto facendo funzionare bene, ma metto in discussione i processi stessi. E mi chiedo se devono essere cambiati, stravolti, modificati,
modificati, affiancati da altri, chiusi, se vale la pena di fare questo, se vale la pena di aprire, di fare una mossa in un mercato nuovo. Per fare questo, anche qua avrò bisogno di fare delle, chiamiamole, simulazioni. Con i dati che ho, cosa sarebbe successo se? Quindi non mi basta più sapere cosa è successo e perché. Comincio a chiedermi cosa sarebbe successo se avessi fatto in modo diverso, in modo che magari decido, sulla base di questo, decido l'anno prossimo cosa potrò fare. E allora a questo punto, per fare questo tipo di analisi, capite che ho bisogno di accedere a tutti i dati possibili e correlarli magari anche in modi che nulla hanno a che vedere con l'operatività dei processi che attualmente ho in campo, perché magari sto ragionando su fare processi in modo anche molto diverso. E a questo livello effettivamente cominciano a sentirsi i pesi dei dati, no? Cioè si sta parlando di operatori in alcuni settori chiave che per fare pianificazione strategica lavorano con base dati che il numero più piccolo che vedete qua è 1 milione praticamente di record di operazioni che possono servire per fare le analisi di profittabilità, analisi di comportamento, analisi su preferenze degli utenti, le analisi sulla segmentazione di mercato, eccetera, eccetera. Con numeri più piccoli di questo non riesco a estrarre informazioni significative che mi possono guidare, no, nella mia strategia. E quindi qua vado anche un po' a dimenticarmi quasi che cosa sto facendo a livello operativo, perché sto effettivamente rivedendo, pensando il processo nel suo complesso. Ecco, capite che con questa differenza, varietà, differenza di obiettivi tra gestire l'operativo, il livello di management e il livello strategico, sistemi informativi fanno lavori, fanno mestieri molto diversi, lavorando sugli stessi dati, o circa, perché a livello, cioè, strategico normalmente non lavoro sui dati operativi, lavoro su un'estrazione a parte fatta dai dati operativi per non affossare dal punto di vista delle prestazioni con un'acquisita da 10 milioni di record, lo stesso database su cui stanno lavorando gli operatori, no? Ma vabbè, questo è un problema tecnico. Però sugli stessi dati, magari replicati in un posto diverso, faccio operazioni molto diverse e quindi avrò tipologie di sistemi informativi diversi. Qui ci sono alcuni nomi che vanno un pochino, sono nomi anche un po' di mercato, no? Per questo tipo di sistemi. I sistemi a livello operativo tengono, normalmente li chiamiamo anche Transaction Processing System, elaborano delle transazioni. Transazione, cioè quando il token si sposta da un'attività, da un'azione a quella successiva, è avvenuto qualcosa, è cambiato qualcosa, o variato qualche cosa all'interno dello stato del sistema. E beh, poi ci sono appunto, a seconda dei livelli superiori, ci sono altre tipologie di sistemi informativi, io le ho lasciate qua ma non sto né a leggerle né a commentarli uno per uno. Qualche esempio è riportato in questa figura, se vi può interessare, dove al di là del contenuto delle caselle, questa figura è interessante non solo perché divide i sistemi informativi per tipologia, che grosso modo corrisponde al livello di astrazione, ma li divide anche per settore aziendale, risorse umane, vendite, marketing, produzione, finanza, contabilità. Perché in ciascuno di questi settori avviene questo. Perché così come un'azienda ha l'operatività sulla raccolta e produzione dei pomodori, nella stessa azienda c'è il reparto contabilità che deve gestire le fatture relative ai pomodori e la logistica che deve gestire le spedizioni relative ai pomodori e così via. E in ciascuno di questi settori ci sono i vari livelli. E quindi in ciascun incrocio tra un settore e un livello c'è una necessità di una certa tipologia di sistema informativo che faccia cose specifiche per quel livello, per quel settore. È chiaro che a livello strategico, per quanto riguarda la finanza, dovrò fare ragionamenti su piani di investimento, indebitamento e cose di questo genere. A livello strategico, per quanto riguarda i pomodori, dovrò ragionare sul devo comprare o affittare altri 100 ettari in più oppure no. E quindi il sistema informativo che sta sotto sarà diverso necessariamente. Fa lo stesso tipo di ragionamenti, ma chiaramente su una base di conoscenza di dati diversa.
Ecco, questo fa sì che il triangolo che avevamo visto prima, che era segmentato per linee orizzontali di vari livelli, noi ce lo vediamo anche segmentato per fette verticali, in certo senso, che sanno rappresentare appunto i vari settori aziendali, e all'interno di ciascuno di questi settori ci saranno i vari livelli. E quindi incrociando queste due rappresentazioni abbiamo questa, che ha preso il nome di piramide di Anthony, che è questa rappresentazione a griglia, di cui quella figura a blocchi colorati che abbiamo messo due slide fa è un esempio pratico, una particolarizzazione pratica, no? Che ci ricorda appunto che non so, questo vale in generale per funzioni aziendali. Noi poi ovviamente vediamo tutto con gli occhiali del sistema informativo, quindi vediamo il sistema informativo che sta dietro a queste funzioni aziendali, però queste funzioni aziendali e i sistemi informativi corrispondenti si declinano sia in termini di livello, livello organizzativo, quindi livello di gestione, sia in termini di settore, funzioni di business o settori all'interno dell'azienda. E ciascuna casella ci sono domande diverse che devono avere risposte diverse, processi diversi che devono essere ottimizzati, controllati e gestiti, interfacce diverse, sistemi informativi diversi. Non tutti avranno la stessa densità di informazione, non tutti avranno la stessa complessità di processo o intensità di informazione, queste varie caselle, e quindi, come osservavamo prima, alcune di queste caselle avranno una dipendenza più forte, più importante dal sistema informativo, per altre invece il sistema informativo sarà un supporto, un aiuto, ma non sarà magari così cruciale, in funzione, appunto, come dicevamo, della complessità di processo, dell'intensità di informazione nel processo e dell'intensità di informazione nel prodotto, cioè degli output che devono essere generati. Vabbè, io non entro nel dettaglio di questo, perché poi da qui in avanti sono tutti esempi, no, di che cosa si può mettere in quelle caselle, ma mi concentro su che cosa vuol dire lavorare a livello del sistema informativo del management. Quindi lasciamo perdere le varie declinazioni, i vari esempi, riprendiamo la nostra piramide e mettiamoci nella metà superiore della piramide stessa. E chiediamoci, ok, mentre abbiamo capito abbastanza finora con i 1000 esempi che abbiamo fatto, che cosa c'è ai livelli bassi, cosa fa il sistema informativo ai livelli bassi, cosa invece deve fare ai livelli superiori? Immaginiamo, no, un processo di controllo, di management, quindi di gestione, che debba verificare l'esecuzione di un processo. Quindi questo romboide che si vede qua sotto rappresenta un processo in esecuzione che viene eseguito, e nel momento in cui eseguo un processo devo sempre preoccuparmi di andare a osservarlo, monitorarlo, estrarre dei dati che mi permettono di capire che cosa ha fatto e come ha fatto quel processo il suo lavoro. Quindi la freccia che sta sotto è il processo operativo, a livello operativo, sottostante. Arrivano gli ordini, consegna i prodotti. Immaginiamocelo così, molto semplice. Lui va avanti di vita sua. Quindi questa execution è i vari processi a livello operativo che lavorano. Ma mentre lavorano, io devo monitorare ciò che avviene e andare a prendere delle misure, questa freccia tratteggiata, che vada a valutare ciò che viene prodotto dal processo stesso. Cioè, a livello operativo, cosa abbiamo fatto ieri? Cosa abbiamo fatto la settimana scorsa? Cosa abbiamo fatto il mese scorso? Quindi devo avere innanzitutto la possibilità di osservare queste informazioni e poi di capirle, di rappresentarle in un modo significativo. Ha senso fare la somma degli ordini ricevuti? Ma forse no. Se non tengo conto dell'importo dell'ordine, cosa me ne frega, no? Magari è più importante avere l'importo totale ordinato che non il numero di ordini fatti, no? Ad esempio, poi
c'è da discutere, bisogna ragionarci, ma dobbiamo definire quali sono le informazioni che ci interessano, che abbiano un senso. E una volta che ho questa informazione, il mese scorso hai ricevuto ordini per 1 milione di euro. È tanto o è poco? È bene o è male? È giusto o sbagliato? Come sempre, un dato non vuol mai dire nulla. Se io dico un numero, quel numero non è né giusto né sbagliato. È un numero e basta. Il numero va innanzitutto interpretato rispetto all'obiettivo che mi ho dato. Cioè, come quando venite da un esame. No? C'è gente a cui magari dai 25 e si arrabbiano con te perché è troppo poco, a gente a cui dai 25 fanno un salto di gioia. Ma perché? Il numero è sempre lo stesso. Dipende dall'obiettivo che ti hai dato. L'obiettivo ti hai dato sulla base di una certa serie di scelte tue, di strategie tue. Per cui poi alla fine puoi decidere se accettare o rifiutare il voto, quindi un'azione correttiva, sulla base del confronto tra il risultato che hai ottenuto e l'obiettivo che ti hai posto. Più una serie di altre cause, no? Poi quello dell'esame tocca un po' troppo, quindi è meglio accantonarlo come esempio. Quindi non ha senso, questo bisognerebbe dirlo a tanti manager come sarete voi forse, non ha senso fare controllo se non ci sono degli obiettivi chiari. Ma proprio non ha senso logico. Estraggo, c'è delle misure, c'è dei pannelli, adesso ho avanzato di nuovo dei cruscotti, no? Delle pagine con uno schermo gigante in cui ci sono 12.000 lancette, lucette, indicatori, eccetera, numeri. E dico, vabbè, ho capito, ma poi? Cosa ti dice quel numero? No, niente, però fa figo. Un qualunque processo di controllo deve sempre fare riferimento degli obiettivi prefissati. Altrimenti stiamo facendo finta di fare gestione. Se la mia gestione è, beh, oggi ho venduto, questo mese ho venduto 100, prossimo mese voglio vendere di più, che cos'è questo? Non è niente. Allora, innanzitutto il 100 che ho venduto questo mese era inferiore o superiore all'obiettivo che mi ero dato per questo mese? Primo. E poi perché? C'è la seconda domanda. Ma anche rimanendo, prima di chiedersi il perché, e se va bene, il prossimo mese voglio fare di più, quanto? No? Altrimenti non serve a niente neppure misurare. Perché non ho poi una chiave per interpretare quei dati in forma oggettiva. Troverete persone che vi fanno dei voli pindarici enormi di tipo, non so, pippe ideologiche, che ti dicono che è meglio fare di più che fare di meno, e altri concetti profondi di questo genere, ma da lì comunque non riesci a gestire un sistema complesso. No? Quindi questi due blocchi, cioè il controllo delle uscite e la definizione degli obiettivi, devono vivere in simbiosi. Da noi soprattutto siamo molto allergici alla prima, a definire gli obiettivi chiari, a priori. No? Molti enti pubblici gli obiettivi vengono definiti tipo a novembre, per l'anno in corso, quindi a novembre 2016 ti dicono qual è l'obiettivo che avresti dovuto avere per il 2016. Insomma, se lo dici a novembre, posso far finta di inventarmi qualcosa. No? Da noi è ancora peggio, perché gli obiettivi non li abbiamo neppure. Anzi, sta cercando di togliere quel poco che c'è. E quindi non servono nulla. L'obiettivo dovrebbe essere noti prima del periodo di osservazione del processo, in modo che chi controlla il processo possa tenere conto, non solo vedere a posteriori se l'obiettivo è stato raggiunto, ma anche in corso d'opera, se sto progredendo bene, sono
diciamo, sul percorso giusto per poter raggiungere l'obiettivo. Quindi abbiamo bisogno di queste due cose sempre, la definizione chiara degli obiettivi e, posso dirlo, lo dico poi dopo di nuovo, ma obiettivi quantitativi, quantificabili, se no di nuovo, essere azienda leader del settore non vuol dire niente. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire leader? È un meccanismo di controllo nel senso di misurazione, di raccolta dati e sistematizzazione di questi dati. Ovviamente il valore, il dato numerico che definisco in termini di obiettivo deve essere confrontabile col dato che ho raccolto dal sistema. È inutile che io dica, che ne so, io voglio come obiettivo, butto lì, che la frequenza in aula sia superiore all'80% e poi non ho un modo per misurare le persone che sono in aula. Sono di nuovo, sono due cose diverse, un obiettivo dato un indicatore, un certo tipo di misura che però non posso raccogliere dal sistema e invece posso raccogliere cose diverse. Quindi in realtà l'obiettivo e l'insieme degli osservatori vanno sempre progettati insieme, in modo che poi alla fine ti trovi con dei numeri che sono confrontabili e non dei numeri che sono totalmente disgiunti. Dopodiché c'è la fase più creativa, più progettuale, che è quella delle azioni correttive. Perché tutto sommato, sai, io definisco degli obiettivi, li dico a tutti, ah, l'obiettivo è questo, bravi. Poi il processo va avanti, osservo, faccio dei calcoli e ho delle misure. Confronto le misure con gli obiettivi, non ci azzeccano per nulla. Le ho definite bene, ma volevo far 100, ho fatto 50, oppure ho fatto 120. Il lavoro vero, finora ho fatto solo cose meccaniche, ho messo dei numeri a caso negli obiettivi, ho messo un sistema di misura che calcola fa delle somme, estraendo i dati dal livello operativo. La parte progettuale sta lì. Andiamo a interpretare le differenze. Allora, se c'è una differenza tra l'obiettivo e l'outcome, l'esito del processo, mi chiedo perché e mi chiedo come fare a compensare, a correggere questa differenza. E quindi vado ad intervenire, qui c'è una freccia ma ne manca un'altra, perché non è bello da fare. Vado ad intervenire in prima analisi sul processo. C'è bisogno di più risorse? C'è bisogno di più risparmio? C'è bisogno di più personale? Più ore, più materie prime, più ordini, più pubblicità, più efficienza, meno scarti, più qualità? Non lo so. Sono qua apposta per cercare di capirlo. Chiaro che se ho una tracciabilità numerica tra l'esito che ho ottenuto e le azioni che ho fatto, è molto più facile andare a identificare su quali aspetti devo concentrarmi, piuttosto che andare a ottimizzare o correggere un pezzo che non c'entra niente. Poi a volte ci dovrebbe anche essere la freccia che dall'identificazione delle azioni correttive vada verso la definizione degli obiettivi. Cioè, a volte sono gli obiettivi che sono sballati. Quindi rendiamocene conto, mettiamoci un velo pietoso sopra e ridefiniamo l'obiettivo in modo più ragionevole. Poi c'è sempre un obiettivo esterno, un obiettivo interno, uno che dichiari all'esterno nelle tue brochure e uno che invece è l'obiettivo vero che ti dai internamente, che non sarà mai ovviamente quello dichiarato a livello di promozione. Quindi questo è un po' il contesto. Il sistema informativo, soprattutto, cosa deve fare? Lavorare qui, nel permettermi di raccogliere ed elaborare le misure di processo, le misure di come si è comportato il processo. Per aiutarmi, qui il sistema informativo non lo fa da solo, per aiutare me, il manager, a capire cosa andare a modificare. E anche la definizione degli obiettivi non la può fare il sistema. Mi può aiutare a farla eventualmente il sistema informativo di livello strategico, che sulla base magari di simulazioni più ampie possa definire quelli che potrebbero essere gli obiettivi. Ma poi devo confrontarli. Quindi il grosso del lavoro del sistema informativo a livello di management è essenzialmente estrarre questi dati, questi indicatori, da queste informazioni che vengono prese direttamente dal processo. E infatti ci sono una serie di massime, di principi, tra cui una è questa,
ciò che viene misurato effettivamente viene fatto. Che si può leggere in due modi, no? In modo buono, che dice che se io ho un aspetto di un processo, lo sto misurando, sono sicuro che viene fatto. Se un aspetto non lo sto misurando, beh, non ho la certezza che venga fatto, di che come venga fatto, di quanto venga fatto, eccetera. La lettura un po' meno buonista è invece, beh, dove non ci sono i controlli, le cose non si fanno. Il processo, fatto di esseri umani, tenderà naturalmente a evitare le attività dove non ci sono i controlli. Perché tutti noi rallentiamo quando vediamo un autovelox, ma quando vediamo un cartello di limite di velocità non lo trattiamo con la stessa cura, essenzialmente, no? Perché sappiamo che non c'è la misura, anche se il processo, no? La regola mi direbbe che lì devi rallentare. E quindi diciamo ciò che viene misurato sotto forma di indicatore. Noi chiameremo indicatore, adesso poi lo definiamo più formalmente dopo questi significati sfumature di questi termini, che mi danno un'indicazione, un'informazione a proposito di come sta andando il processo. Quindi vuol dire che per sapere come sta andando il processo devo fare delle misure sul processo stesso. Ovviamente devo imparare a definire bene questi indicatori, che siano coerenti col processo, rappresentativi di ciò che avviene nel processo e anche coerenti con gli obiettivi che mi sono dato. Come sempre, siamo di nuovo sempre presi tra l'incudine del martello, tra due livelli, il livello operativo in cui posso, ci sono alcune cose che posso misurare, altre che non posso misurare, il livello degli obiettivi in cui speriamo che qualcuno abbia deciso le cose in modo opportuno, compatibile con ciò che si può misurare. E ovviamente a seconda, richiamiamo la memoria, la piramide di Anthony, a seconda del quadratino in cui sono all'interno di questa piramide, le metodologie saranno diverse. Qui sono indicati alcuni nomi. Il primo punto, ovviamente, sulla parte della contabilità, dove c'è il settore finanza, ci sono tutti gli schemi già formalizzati. Noi che abbiamo fatto, diciamo, all'interno del corso abbiamo approfondito di più la parte relativa ai processi, andremo a approfondire una delle modalità di misurazione, no? Di definizione degli indicatori, che sono i detti KPI, Key Process Indicators, o alcuni chiamano anche Key Performance Indicator, ma in realtà la performance è solo un aspetto dei processi, quindi preferisco chiamarlo process. No? Ne avrete già sicuramente sentito parlare, noi chiaramente adesso qua lo vediamo dal punto di vista di come estrarli dal mio sistema informativo. Poi ci sono altri metodi che però non andremo ad approfondire. Quindi vediamo che i KPI sono degli indicatori che definiscono essenzialmente, o lavorano per identificare il monitoraggio, l'osservazione, il controllo delle prestazioni del processo. Mentre ovviamente ci sono altri strumenti per la parte di accounting, contabilità, ci sono altri strumenti per la parte di marketing, ci sono altri strumenti per la parte di gestione strategica e di innovazione. I KPI sono quelli, diciamo, più semplici in un certo senso, beh, se la quelli finanziari, quelli economici sono ancora più semplici perché alla fine sono solo euro, poi è complicata tutta la logica del bilancio, però dal punto di vista algoritmico sono solo somme messe in colonna. Man mano che si sposta verso destra ci si allontana un pochino di più verso dal monitoraggio del processo operativo in quanto tale, cioè se cominci a parlare di marketing allora bisogna anche fare indagini di mercato. E le interviste, i clienti sono al di fuori del tuo sistema, non lo stai controllando. Quindi sono sistemi che sono anche un pochino più difficili da comprendere e meno formalizzati. Quindi noi siamo a livello dei KPI che sono un po' intermedi. Facendo sempre attenzione che, come nella fisica quantistica, misurare un qualunque fenomeno lo modifica, soprattutto se il fenomeno che stiamo misurando è un fenomeno sociale. Cioè, fatto di persone. Allora, il fatto stesso di sapere di essere osservati, di essere misurati, cambia comportamento.
anche se ti dicessero, ma guarda che c'è questa nuova telecamera, oppure c'è questo nuovo sensore che conta quanti entrano e quanti escono. Anche se legato a quello non c'è nessun premio, nessuna punizione, ma semplicemente sapere che esiste un sistema di misura in atto cambia il comportamento delle persone, no? Automaticamente. E quindi bisogna fare attenzione a non creare degli effetti distorti e indesiderati. Cioè, se io so che, un esempio molto semplice, la misura che viene presa su di me è l'ora in cui entro e l'ora in cui esco, cioè il mio orario di lavoro. Che cosa incentiva? Incentiva le persone a stare più ore, magari facendo niente. Non importa se non faccio niente, tanto quello non viene misurato, non viene osservato, quindi nessuno se ne accorge. Per cui vedrò, no, per esempio, misurare il cartellino, no? La timbratrice, solo quella, in assenza di chiarezza sugli obiettivi da raggiungere, tende a diminuire la produttività. Che sembra assurdo, no? Dici, ma ti ho messo il cartellino, questo non puoi andare in giro, non puoi, devi timbrare quando entri, quando esci, e questo automaticamente diminuisce la produttività. Perché fa sì che le persone siano presenti per un tempo maggiore, e non abbia invece nessun incentivo a produrre di più in quel tempo in cui ci sono. E quindi il prodotto, la quantità di prodotto tende a diminuire, o sicuramente non aumentare, la quantità di tempo tende a aumentare, e quindi la produttività, la frazione tra, il rapporto tra le due, diminuisce. Perché? Perché ho messo in campo un sistema di misurazione, che magari mi serviva tutt'altro, eh. Magari mi serviva per, che ne so, ottimizzare il riscaldamento, sapere che ora accendere e spegnere il riscaldamento in funzione dell'ora in cui arrivano e vanno via le persone. Cioè, magari non c'entrava niente, ok? Però l'operazione di misura non è mai un'operazione trasparente, indolore, ma influenza sempre il comportamento del sistema. Quindi bisogna sempre anche fare molta attenzione. Non esagerare mai con il monitoraggio, soprattutto non puntare troppo su un numero troppo specifico, troppo limitato di indicatori. Cioè, tanto per fare un esempio, sul mio lavoro ogni tanto cambiano, no, i metodi con cui vengono valutate le università, con cui vengono valutate le produttività dei dipartimenti, dei docenti, eccetera. Cosa capita? Se sai che la tua università viene valutata sulla base degli indici di pubblicazione calcolati con quell'algoritmo prodotto da quella determinata casa che ha il database e calcola dei valori, la prossima volta che tu dovrai scrivere un articolo cercherai di farlo massimizzando quell'indicatore lì. Se invece l'indicatore fosse diverso, fosse semplicemente il numero di pubblicazioni, o il numero di citazioni, o dove sei andato a presentarlo, allora tu ti comporterai in modo, ma per forza, no? Nessuno è masochista. So che verrò valutato così, so che la mia azienda, la mia università riceverà più risorse se sarà maggiore quell'indicatore. Dimmi se non ti sembra logico lavorare solo. Allora a questo punto non è più un indicatore che serve per migliorare la qualità o la quantità del lavoro, ma il lavoro diventa lavorare per l'indicatore e non per il prodotto. Perdo di vista qual è il prodotto perché mi concentro solamente sull'indicatore. Allora, anche qua chi definisce questi indicatori, chi definisce questi obiettivi, deve fare in modo che questi obiettivi siano coerenti col prodotto che deve erogare e non collaterali, altrimenti l'attenzione del sistema si sposta più sugli indicatori e meno sul prodotto. Questo è tutt'altro che facile, tutt'altro che banale. Ok, ma abbiamo parlato, abbiamo citato 100 volte la parola misurare. Cosa intendiamo, cosa si intende con questo? Allora, misurare significa essenzialmente riuscire a esprimere, diceva Kelvin, come numeri, un fenomeno, qualunque fenomeno. Lui diceva, se tu la cosa di cui stai parlando mi sai associare, me la sai descrivere attraverso dei numeri, allora mi dimostri che hai conoscenza. Ma senza numeri, senza misurazioni, non hai alcuna conoscenza.
è tutto fumo, è tutto qualitativo. E se non lo puoi misurare, l'ultima frase, non lo puoi migliorare. Che sembra ovvio, era già ovvio 300 anni fa. Quindi, la misurazione che vogliamo fare sui nostri prodotti e sui nostri processi, poi definiremo cosa vogliamo misurare, ma sicuramente vogliamo misurare sia l'output, cosa produco, quanti produco, sono belli, sono la qualità, la quantità, il costo di ciò che produco, sia il come lo produco, quindi sia il prodotto sia il processo. E misurare significa assegnare in modo empirico, cioè attraverso un processo reale, fisico, oggettivo, non soggettivo ma oggettivo, quindi definibile, calcolabile e verificabile indipendentemente, quindi devo assegnare dei numeri a delle, qui sono definite entità, e in particolare per caratterizzare alcuni attributi di queste entità. È ovviamente una definizione molto astratta. Che vuol dire entità, che vuol dire attributo? L'entità potrebbe essere il prodotto, un attributo di quel prodotto potrebbe essere la sua quantità, quanti ne ho fatti, la sua qualità, la sua tolleranza, il suo prezzo, il suo peso, il suo colore. E io posso andare a misurare ciascuna di queste qualità barra attributi del prodotto. L'entità potrebbe essere il lavoro, il personale. Allora, quali attributi posso dare al personale? Gli attributi possono essere attributi della singola persona, l'età, il nome, ma il nome non è una misura perché non è un numero, l'età, il numero di ore lavorate, il numero di pezzi che ha prodotto. Sono tutti attributi che sono misurabili attraverso, in modo oggettivo, scusate, attraverso dei numeri. È chiaro che devo farlo con attenzione. Quindi, quando parlo di entità, parlo di un oggetto oppure di un evento, cioè un evento potrebbe essere ho fatto quell'attività, immaginatevi il token che passa attraverso le azioni, quell'azione completamente in azione è un evento che può essere misurato. Quanti ne ho fatti, quante operazioni sono state fatte, significa contare il numero di eventi. Ciascuno di queste entità può avere delle caratteristiche, delle qualità, delle proprietà, chiamiamo genericamente attributi. E ovviamente il meccanismo di misurazione misura uno degli attributi di una determinata classe di entità. E la misura assegnando dei numeri, che devono essere determinabili nel modo più obiettivo possibile. In modo obiettivo, punto. Non esiste più obiettivo, non c'è più o meno obiettivo. O è obiettivo o non lo è. No? Soprattutto il fatto che i risultati siano ripetibili e ben misurabili, perché altrimenti no, siamo nel campo della speculazione. Allora, il framework concettuale, il quadro concettuale complessivo, dentro cui ci sono questi termini, questi concetti, è riassunto, tra l'altro anche su una serie di norme ISO che sono specificatamente dedicate alla misurazione e valutazione della qualità e della misura. Questo è un modello semplificato tratto da questa norma, che in qualche modo lo possiamo leggere partendo da qua. No? Dal riquadro in basso a sinistra, bisogno di informazione. Bisogno di informazione perché io voglio conoscere del mio processo, dei miei prodotti, una certa caratteristica, un certo insieme di caratteristiche. Allora, definisco dei criteri di valutazione di quelle caratteristiche.
quelli che prima chiamavamo gli obiettivi. No? Un criterio che mi permette di dire, guarda, questa caratteristica che stai osservando va bene rispetto ai criteri, quest'altra no. Questo è ciò che voglio ottenere come risposta. Perché poi alla fine avrò un indicatore che mi permette di sapere, interpretando i valori dell'indicatore alla luce dei criteri, indicatore, prodotto 1000 pezzi, criterio, ne volevo produrre 800, l'interpretazione, sono stato bravo. E quindi mi dà dell'informazione in uscita, dei prodotti informativi, dei contenuti informativi. Quindi alla fine voglio sapere, sto producendo bene, alla fine mi dice sì, sto producendo bene. Come faccio a saperlo? Perché è un indicatore, il numero di pezzi prodotti, che rispetta i criteri che mi sono dati. E questo indicatore come lo calcolo? Come faccio a saperlo? E beh, lo so perché sono andato ad osservare le entità, cioè gli oggetti e le azioni che si compivano all'interno del sistema. Quali oggetti e quali azioni? E beh, dobbiamo entrare nel dettaglio per capirlo. E di questi oggetti, di queste azioni, cioè di queste entità, ho osservato alcuni attributi che mi interessavano. Ad esempio, il numero di pezzi prodotti, ho osservato, sull'entità pezzo prodotto, ho osservato la quantità, il numero. Non ho osservato l'attributo, che so, l'orario di produzione. Cioè, mi interessa che sia prodotto di più al mattino o più al pomeriggio. Non mi interessava, e quindi l'attributo orario di produzione non l'ho guardato. Quindi devo selezionare quali sono le entità che voglio osservare, ma anche che cosa voglio osservare di quell'entità. E una volta che ho deciso che cosa voglio osservare di quell'entità, devo decidere come misurarlo. Adesso qua vedete due passaggi, misura di base e misura vera e propria, perché ci sono alcune, gli esempi che ho fatto finora sono tutti molto semplici. No? Il numero di pezzi prodotto, allora come lo misuri? Li conti, punto. Ci sono altri modi di misurarlo. Però già se dicessimo la qualità, la conformità di un prodotto, come la misuro? Posso, certo che posso. Ho bisogno di un metodo di misura che dica magari la qualità del prodotto, la misuro prendendo a campione un prodotto su 100 in modo statisticamente uniforme e su questo faccio una certa serie di osservazioni e verifico che certe misure siano all'interno della tolleranza. Di peso, di densità, di misura, quello che dipende da cosa sto facendo. Quindi ho dei metodi di misurazione e poi delle funzioni che mi restituiscono dei numeri. E mi dicono, beh, sulla base di queste misure che ho fatto, l'80%, 82, 94, 97,9% degli oggetti misurati era conforme. E quindi ho il numero che mi stima, mi misura la qualità del prodotto. Quindi a volte avere il numero, anche solo capire che cos'è il numero, che cosa significa, non è banale per alcuni indicatori, per alcune misure più astratte. Quindi noi lavoriamo in questo framework e cerchiamo un pochino di orientarci. Ovviamente il vocabolario, come sempre, non ci aiuta. Sia che usiamo l'italiano, sia che usiamo l'inglese, ci sono delle confusioni. Nel senso che misura può essere measure, la parola inglese measure, può essere sia un nome che un verbo, sia un sostantivo che un verbo. Allora, come verbo noi lo chiameremo misurazione, o misurare. Misurare è fare una misurazione, measurement. Quindi la misurazione rappresenta l'atto di fare una misura. E mentre la parola misura, measure, cercheremo di riservarla al valore numerico, al valore di quella misura. Ok? Io ho fatto una misurazione di lunghezza e la misura è 21 cm. Cercheremo, non prometto di riuscire a farlo bene sempre, di usare il termine misura per indicare il risultato,
del processo di misurazione. Quindi misurare significa applicare il processo di misurazione per ottenere una misura. E poi con il scioglilingua abbiamo finito. La misurazione avviene applicando un metodo e applicando determinate scale di misurazione. Questa scala di misurazione, il metodo adottato, prende il nome di metrica. Allora, se io ho detto che questi sono 21 centimetri, la scala di misurazione, chiaramente sono centimetri, è una scala di distanza. È una scala di distanza in cui ha senso dire che questo è 21 centimetri e quest'altro 42 centimetri, che è esattamente il doppio. Il discorso della qualità che dicevo prima, il 97,4% dei prodotti è conformi, è una scala di misurazione completamente diversa, è un tipo di metrica completamente diversa, quella è una percentuale. 97,4. Il doppio di 97,4 quant'è? Non me lo posso chiedere. Non è che posso dire che fa 194,8%. Cioè raddoppiare la qualità, che cosa vuol dire? Cioè ci sono operazioni, mentre raddoppiare una lunghezza significa, vabbè, me lo metto due volte, raddoppiare la qualità non significa raddoppiare l'indicatore, la misura percentuale di quella qualità lì. E perché su una lunghezza posso fare per due e mi dà il doppio e su una percentuale non posso fare per due? E se voglio fare il doppio, probabilmente la cosa più sensata che posso fare è dimezzare, cioè, la differenza rispetto al 100%. No? Dimezzo la non conformità. E allora dico che raddoppio la qualità perché ho dimezzato la non conformità. In quel senso sì. Ma lo faccio aritmeticamente in un modo completamente diverso. E perché questi non sono numeri. Se voi, se io vi avessi chiesto prima, ma ditemi quanto fa 97,4 per 2, me l'avreste detto. Ma se quel 97,4 rappresenta una percentuale che è la misura di un attributo di qualità di un prodotto, di un'entità prodotto, e allora non posso più farla con la moltiplicazione per 2, non ha senso. Quindi noi la domanda che ci faremo è, ma a seconda del tipo di misura che sto prendendo, che cosa ha senso fare dal punto di vista aritmetico? Ci sono certe operazioni che hanno senso, altre che non hanno senso. E tu dici, ma è filosofia questa? Non solo. Perché sapendo quali operazioni aritmetiche hanno senso fare su un numero perché è il risultato di un certo tipo di misurazione, ti dice anche quali tipi di aggregazione puoi fare. Una delle cose che impareremo subito è che fare la media dei voti degli esami è sbagliato, non ha matematicamente nessun senso. Nessuno. Ok? Poi lo facciamo lo stesso tutti, ok? Perché l'operazione di somma e sottrazione tra voti non vuol dire nulla. Perché, anche a buon senso, se io dicessi la frase la differenza tra un 18 e un 20 è uguale alla differenza tra un 20 e un 22, voi mi direte, che stai dicendo? Di cosa stai parlando? La differenza di che? No? Diremo che questa è una scala ordinale, per cui conta solamente l'ordine e non le differenze. E quindi certi tipi di operazioni, tipo le somme e le differenze tra i voti, non si possono fare. Non ha senso farle, perché quei numeri non sono numeri fatti, definiti in modo che la loro somma e la loro differenza abbia senso. E quindi se non posso fare la somma, non posso neanche fare la media. No? E dopo un po' che studiamo queste cose, ci accorgiamo che in giro ci sono tante cose che non hanno senso. Dette, fatte, misurate, messe nei cartelloni. Ok, questi sono, se vogliamo, tutti i concetti di basso livello. Fare una misurazione adottando una certa metrica, e la metrica si porta dietro una scala, e una scala si porta dietro delle proprietà matematiche, che mi dà alla fine la misura, che sì, è un numero, ma è un numero con certe caratteristiche sotto. Metriche.
Ecco, l'insieme di queste cose mi dà, mi fornisce un indicatore. Un indicatore è l'interpretazione della misura rispetto a un modello di informazioni che voglio ottenere. 21 centimetri. Quella è la misura. Non è ancora un indicatore perché non è ancora riferito, ad esempio, al modello di questo prodotto, che mi dica che quella è la lunghezza, la larghezza, pardon, del prodotto, che è diversa dall'altezza. Quindi quel numero, di nuovo, devo dire che cos'è, che cosa rappresenta? Da un lato ti dico che come l'ho misurato, va bene, ma poi una volta che l'ho misurato, a che cosa serve? Che cosa indica? Da cui la parola indicatore. Indica quanto è bravo, indica quanto è bello, quanto è veloce, quanto è costoso, quanto è rapido. Per poterlo interpretare devo capire che cosa viene indicato. E non mi basta quindi a questo punto solo la misura, ma mi serve ciò che qua è chiamato il modello, cioè la conoscenza del sistema che sto misurando. Qualche esempio per aiutarci sul livello basso. Allora, entità e attributo. Dicevamo, entità è qualunque oggetto o evento che vogliamo osservare, attributo, gli attributi sono possibili proprietà o qualità di quell'entità. E per ciascun attributo di ciascuna entità può esserci uno o più modi di misurarlo, di ottenere una misura che rappresenti quell'attributo. Ad esempio, l'entità persona, un attributo che voglio misurare è l'età. E ho modi diversi di misurarlo. L'anno di nascita è una misura, è un numero che è legato all'età. I mesi dalla nascita o gli anni dalla nascita è un'altra misura, al contrario della prima, che rappresenta l'età. Noi ci confondiamo perché quando dico età mi viene subito in mente il numero di anni. Proviamo a usare un termine un po' più sfumato, anzianità. No? Si può misurare in modi diversi. Cioè è la stessa caratteristica. Dire che sei nato nel 1900 e dire che hai 116 anni è la stessa cosa. Sono due misure diverse della stessa informazione. Qual è meglio? Vabbè, poi lo discutiamo. Ma sono equivalenti, sono modi diversi di misurare la stessa cosa. Quindi non è detto che, dato un attributo, ci sia un modo solo o ci sia un modo migliore di misurarlo. Possono esserci vari modi di misurarlo. Entità aula, attributo temperatura. Misura, alzi la mano chi ha caldo. È una misura numerica, è questa. Non è tanto oggettiva. L'altra potrebbe essere la gradi centigradi, gradi Celsius. L'altra potrebbe essere gradi Kelvin. Tutti fatto fisica, dovremmo ragionare solo più in gradi Kelvin, no? E sono modi diversi di misurare la stessa cosa, la stessa quantità. Ad esempio, un programma sorgente, no? Programma scritto. Voglio misurarne la lunghezza. Però cosa vuol dire lunghezza? Il numero di linee di codice? O il numero di istruzioni eseguibili. Allora, queste due misure sono uguali se e solo se io scrivo solo un'istruzione per riga e poi vado a capo. Non lascio mai righe vuote, non scrivo mai due o tre istruzioni sulla stessa riga, non scrivo mai commenti. Altrimenti sono due misure diverse. Che se io, capisci, ti dovessi pagare a quanto scrivi, quale userei?
probabilmente nessuna delle due, no? Perché se io ti pagassi per numero di linee di codice, tu mi metti tante belle righe vuote, e quello che puoi scrivere con un'istruzione lo scrivi con tre, e quindi ti pago di più, perché alla fine avrai più linee di codice. Però anche avere un numero di istruzioni eseguibili in poche linee di codice, in qualche modo significa che quel codice lì non è documentato, non è commentato, non è ben formattato, quindi sarà difficile poi da mantenere in futuro. Vedete che come si dice da noi, in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno, no? Una volta che tu definisci una misura, c'è sempre il modo di fottere il sistema, cioè di comportarsi in un modo sbagliato che però massimizzi la misura. Sempre, ma per forza. Quindi bisogna sempre fare attenzione che queste misure non debbano essere l'assoluto a cui tendere. Sono uno strumento di valutazione. In un certo contesto può essere più utile un certo tipo di misura, in un altro contesto può essere più utile un altro tipo di misura. Spesso magari conviene prendere più di una, perché poi mettendole insieme uno riesce a capire meglio. Se voi domani volete dire, ma guarda, io ho un consulente nuovo ma lo pago un tanto a riga di codice, sei scemo, no? Perché è una misura che può essere, diciamo, è ingannata a piacere. Boh, poi per, non so, una fase di collaudo. Processo di collaudo e la durata. Allora, la durata la posso esprimere, ad esempio, in tempo. Quando io alla fine prodotto, fa l'audio che dura 20 minuti per prodotto. È meglio o è peggio 20 minuti rispetto a 10 minuti? È meglio, cioè se un domani mi arriva uno e mi dice, io sono riuscito a dimezzare la durata della fase di test, devo licenziarlo o promuoverlo? Caspita, sono da 20 minuti sono sceso a 10, ha diminuito il tempo di produzione totale, ha diminuito i costi. Qual è la domanda che gli fareste? Se uno ti dice ho diminuito la durata della fase di test, io gli chiederei, dimostrami il numero, che il numero di pezzi o di danneggiati, diciamo, di pezzi rifiutati, pezzi che vengono rifiutati dal test, che vengono degli errori che vengono identificati dal test, non è cambiato. Perché se tu dimezzi la durata del test, perché fai un test meno preciso, meno accurato, vuol dire che diminuisci la qualità del prodotto in uscita. Perché ti passano dei pezzi che non erano adeguati. Allora, va sempre confrontata, ad esempio, con l'efficacia del processo di collaudo. Quindi, ad esempio, il processo di collaudo, devo anche andare a vedere qual è la frequenza di guasti che ho riscontrato. Quindi, se io ho un processo più lungo, ma che mi trova più guasti, potenzialmente è meglio di un processo più breve che però fa passare più guasti. Perché poi i guasti che non trovo oggi mi costeranno 10 volte di più domani, quando poi il prodotto sarà venduto, eccetera, eccetera. Quindi queste varie misure, prese da sole, ciascuna individualmente, la posso definire chiaramente, ci ragiono, la definisco nel modo più opportuno, ma poi quando cerco di interpretarla, da solo non ce la faccio. L'interpretazione non è mai l'interpretazione della singola misura, ma è la misura nel modello, dicevamo prima, no? Cioè, qui nella fase di testing, che cosa è importante nella fase di collaudo? Beh, quanto mi costa il collaudo e quanto è buono il collaudo. Beh, parliamo a terra. Allora, questi due aspetti li posso misurare entrambi separatamente, ma poi finché non li metto insieme non so se sto andando nella direzione giusta oppure no. E quindi, quanto mi costa il collaudo è la durata, oppure un'altra misura è quella di efficienza. Cioè, l'efficienza è quanto è buono il collaudo, quanti guasti mi trova, quanti malfunzionamenti mi trova. Se me li trova tutti, cioè me ne trova tantissimi, vuol dire che è più efficiente, più bravo a trovare gli errori.
In realtà, anche qua, c'è un'arma a doppio taglio. Sono più contento se trovo più errori in fase di test o sono più contento se ne trovo di meno? Perché se trovo più errori in fase di test può voler dire che il mio processo di test è migliore, oppure vuol dire che il mio processo di produzione è peggiore, è peggiorato. Quindi non è detto che incrementare il numero di guasti trovati sia, va interpretato, sia indice, può essere indice, indicatore, può essere indice di un processo di test migliore, può essere indice di un processo di produzione peggiore. Quindi dobbiamo sempre avere una visione complessiva e bilanciata, perché poi, almeno no, adesso che possiamo permetterci di ragionare sull'insieme di indicatori nel suo complesso. Perché poi quando andremo poi a progettare il singolo indicatore, vabbè, allora lì dobbiamo andare a spaccare il capello su come si misura, perché, dove vado a prendere i dati, eccetera. Ma non perdiamo mai di vista il fatto che quella misura lì da sola non dice nulla, non mi indica nulla, se non è accompagnata da altre che nel loro complesso mi permettono di osservare il processo. Vabbè, ma questa la saltiamo. Ecco, sempre parlando di misure, con due slide poi facciamo pausa. Dobbiamo sempre distinguere tra misure dirette e misure indirette. Quindi stiamo sempre misurando un qualche attributo di una qualche entità. In alcuni casi l'attributo che vogliamo misurare può essere oggetto direttamente di una misura sul campo. Il campo, per modo di dire, perché la lunghezza del codice sorgente non è che devo andare... Ce l'ho, ho un file, però vado a misurare l'oggetto file quanto il numero di righe. Oppure un processo, che so, la durata del processo di collaudo o di test, la posso misurare semplicemente andando a cronometrare quel processo. Se io ho il mio activity diagram, so quando quel processo inizia, cioè quando il token entra in quell'azione, quando il processo finisce, quando questa attività finisce, pardon, perché il token è uscito. E quindi il sistema informativo che gestisce quel processo sa qual è la sua durata, l'ha misurata direttamente. Ad esempio, l'effort, l'impegno di un programmatore che ha lavorato su un progetto lo posso misurare dal numero di mesi, settimane, giorni, dipende dall'unità di misura che voglio usare, che ha dedicato a quel progetto. E quella è una misura che posso fare in modo diretto. Se quella persona è dedicata al 100% su quel progetto, conto i giorni in cui è venuto a lavorare. Se è dedicata su più progetti, allora devo farmi dire da lui a fine giornata quanto ho lavorato su ciascuno di questi. Però sto misurando direttamente ciò che voglio sapere. Vado alla fonte, è una misurazione diretta. Altre invece tipi di misure nascono dal confronto, tipicamente sono dei rapporti, ma potrebbero anche essere qualcosa di più complicato, tra misure dirette. Quindi misuro due elementi, poi dal loro rapporto costruisco una misura di secondo livello, una misura indiretta. La produttività. La produttività è la quantità di prodotto in unità di tempo, per definizione. Quindi nel caso di un programmatore, devo avere una misura diretta della quantità di lavoro prodotto, di output prodotto, quindi ad esempio il numero di linee di codice, se usiamo quella, rapportato al tempo impiegato. Quindi questa produttività, che è una misura indiretta, è il rapporto tra la lunghezza e l'effort, che sono due misure dirette. Quindi in realtà la produttività non la misuro mai direttamente. Misurerò la lunghezza, l'output prodotto, il volume di output, lo chiameremo tra un po', l'impegno, il numero di ore di lavoro. E poi definisco questa misura in modo indiretto, andando, non vado mai a misurarla direttamente, ma misuro calcolandola a partire dalle misure di primo livello. E così per tutti questi altri esempi.
la densità di difetti dice quanti difetti rispetto al volume, alla dimensione del progetto, del modulo, del sistema, dell'oggetto. L'efficienza, no? Quando parliamo di efficienza è sempre quanto sono bravo, no? Quanto sono vicino al 100% di fare un certo lavoro in modo perfetto. E quindi il numero di difetti che sono riuscito a trovare rispetto al numero di difetti totale. Questo è un tipico esempio di una misura bellissima, ma che non è calcolabile mai, perché il numero di difetti totale lo potrei conoscere solamente se avessi un processo di test perfetto, che non esiste. No, quindi in realtà posso definire così, ma il numero totale di difetti è una misura diretta impossibile, se non a costo infinito, ma a noi interessano le cose più pragmatiche. Vabbè, queste sono altre... È solo per ricordarci che quando noi definiamo un indicatore, questo indicatore può essere a volte un indicatore diretto, un indicatore ricavato da una misura diretta o un indicatore ricavato da una misura indiretta. E poi vedremo che alla fine sono 3-4 categorie di indicatori derivati da misure indirette: efficienza, efficacia, produttività, intensità di uso delle risorse, cose di questo genere. Utilizzo, no? Sono 3-4 categorie che di fatto sono dei rapporti sempre tra risorse, tempi, output e input, questi 4-5 elementi, divisi tra di loro in modi diversi, ci danno viste diverse sugli elementi misurati. Ok, io farei a questo punto una pausa prima di entrare più nella definizione poi delle singole misure.